preso anche l'ammenda? No, sì, l'hanno revocata. L'hanno tolta, ok. Ecco, ma lei esattamente perché? Ma perché? In fondo è sempre sgradevole testimoniare, no? Sempre tolto il pensiero. Scusate, posso dirvi? Allora, aspetta, sono un anno e mezzo di essere chiamata. Viene chiamata, viene ammonita perché non era presente a dicembre. Okay. Quello che interessa a Rubi manifestare è che è stata qui a disposizione tutta la giornata, che lei era a disposizione per rispondere alle domande dell'accusa, della difesa e del tribunale. Questa è l'unica cosa vera e importante. Ma era la difesa che l'aveva chiamata a testimoniare, scusami, quindi è stupita per l'atteggiamento di Ghedini e Long. No, non pensate cose che non sono. Non è no, ma sono stati loro che hanno posso rinunciato. Rispondere? Sì, scusa. Non è stupita per le scelte della difesa o dell'accusa, pensava di essere sentita oggi, è stupita di non essere sentita, punto. Non è arrabbiata. Ma ora di che cosa stavate discutendo? Cos'è che confabulavate? Stavamo soltanto scegliendo da che parte uscire perché vi avrebbe anche lasciato non un'intervista ma due foto, ma siccome ci buttate per terra ma è no, impossibile. Non è no, nessuno. No, lo dice lei, no? Perché io prima sono buttata per terra. No, posso ora assicurare. Per carità. Cosa ha detto? Però se lei, se Karima ci dice qualcosa ci fa una cosa. Allora, scusate, Karima non vi dirà praticamente nulla, perché quello che può dire è esattamente questo, mi aveva chiesto di dirlo per lei, con tutto il rispetto. No, ma ci mancherebbe altro, però non riesce a dirvi nulla. No, ma se noi ci mettiamo d'accordo non siamo delle cavallette in testa. Volevo che lei fosse con me questa mattina quando siamo arrivati. Quindi, le posso chiedere solo perché? Cosa l'ha detto Rubi? Qual è stato il commento del Rubi quando ha saputo che non doveva testimoniare? Si è sconvolta, è che io per prima l'ho sempre detto, e lei era molto forte, e lei si sono detto, che lei prima sarebbe stata sentita e poi eventualmente vi avrebbe parlato. Ora il problema di Karima è che deve essere sentita comunque, quantomeno dall'altro processo. Avete capito? Quindi voglio dire, lei ha questo problema, che deve essere sentita, che sia di qua che sia di là, lei deve essere sentita. Certo. Prima di che lei stessa preferisce di là quando No, si sa. Perché il compagno quando è uscito ha detto Rubi sarà arrabbiatissima. Ribadisco, non è arrabbiata, è stupita, sono due cose, sono due sentimenti completamente diversi. Però ma mi per... scusi, avvocato, se è così stupita, se lei aveva tutta sta voglia di essere sentita, perché no, non si è fatta sentire a dicembre, cioè quando ci sono state le prime convocazioni? Scusate, allora ribadisco, io non devo giustificare a voi che non ci sarebbe stato adesso il problema del legittimo impedimento, delle elezioni, no, lei non deve giustificare niente. Il 10, io e Karima non ci siamo sentiti, quindi sinceramente lei non ha avuto la mia chiamata in tempo, non siamo riusciti a sentirci, d'accordo? Ma io devo scendere con lei. Posso rientrare, scusate, così almeno le parlo. Sì. Ma la possiamo aspettare? Possiamo aspettare solo un po'? Siamo soltanto noi, siamo molto più tranquilli.